una malattia. Volevo Goku gigante. Vivo comunque questo disagio. Fame. No, no, no! Questo nuovo video, finalmente sono riuscita a raccogliere abbastanza informazioni per riuscire a fare questo video, che consiste nelle 10 cose che non sapete di me, cioè 10 cose che non vi ho mai detto o che vi ho detto ma mi sono dimenticata di averlo fatto. Numero 1. Quando avevo 17 anni mi è stata diagnosticata una malattia che è l'erniatale. L'erniatale consiste in una disfunzione della valvola che sta in fondo all'esofago e alla bocca dello stomaco, che dovrebbe chiudersi e aprirsi al fine di favorire o comunque gestire il cibo che entra nello stomaco. La mia non funziona bene e questo può causare, e causa, dei problemi a livello digestivo, problemi di bruciore di stomaco e anche rigurgito. E infatti una cosa che non sapete, che soltanto davvero chi mi vive in vicino sa, è che io a volte, specialmente con determinati cibi, come i pomodori, le melanzane, soffro di rigurgito, il che significa rutto. Quindi è come se la mia valvola fosse chiusa, quindi tutto il cibo che mangio si impila nell'esofago e poi man mano che io rutto gli do lo spasmo per aprirlo e far scendere il cibo. Diciamo che tempo fa era davvero davvero fastidioso come problema, soprattutto perché, avendo avuto anche il problema della sottoalimentazione, ho capito che meno frequentemente mangiavo più questo problema si dimostrava, e ancora non sapevo quali alimenti fossero da evitare. Adesso la situazione è molto migliorata. Comunque devo mangiare piano, devo stare attenta a ciò che mangio, devo mangiare un pochino più frequente e non devo mai esagerare nelle porzioni, perché anche quello può creare dei problemi. Ecco, una cosa che non sapete di me quindi è che ho il rutto libero concesso a casa, a tavola, e la cosa più bella è che se io lo faccio mi viene detto poverina, stai male, e se invece lo fa mio fratello gli viene detto su di tutto. Numero 2, non so fare l'occhiolino. Cioè, sin da bambino ho avuto questo problema, che non sono mai riuscita a fare l'occhiolino. Quella di destra non riuscirei mai ad alzarla, perché proprio non mi viene spontaneo. Quella di sinistra sembra che tipo abbia un filo, perché riesco a farlo, più o meno, soltanto alzando il labbro. Quindi, chi è? Proseguiamo con il numero 3. Forse questa che mi segue su Instagram la sa già, ma... io come faccio a non vergognarmi? Vabbè, comunque... se io la mattina, prima di uscire di casa, non faccio tutto, inteso come andare in bagno, andare al gabinetto e tutto, io passo una giornata di merda totalmente, perché mi sento gonfia, mi sento sempre piena, quindi se la mattina non evacuo, durante la giornata sono molto scontrosa, perché dentro di me non sto, a mio agio non sto bene. Su Instagram lo sapevate già, ma devo dirlo anche su YouTube, se no... Come vi ho già detto nello scorso video, ho giocato 12 anni a basket, ma quello che non vi ho detto è come la mia carriera è finita. Praticamente era l'ultimo anno di giovanili e un giorno il presidente della squadra mi chiama dicendomi di non tornare più perché avevo scritto su Facebook un commento che non gli era andato a genio, perché praticamente noi eravamo la squadra giovanile di una squadra di Serie A e a turno noi delle giovanili dovevamo andare alle partite della Serie A e filmare la partita. Il mio commento era che noi siamo atlete in quella squadra e non videomakers, che poi adesso detto da me è un po' strano, e per questo commento che non gli è andato genio il presidente della squadra ha deciso di allontanarmi candidamente e quindi me ne sono andata. Un'altra cosa che non sapete del mio passato da cestista e che mi porto dietro è che io ho una cicatrice tonda sul ginocchio, tonda, per causa del ghiaccio secco. Io ero quella che davvero si buttava ovunque, vedevo una palla, volava, ci andava a carponi, non mi interessava assolutamente farmi male, avere lividi, anzi, cioè, più lividi avevo finita la partita, più significa che avevo combattuto. Fatto sta che un giorno, a una partita, mi faccio male al ginocchio, prendo una botta e quando vengo medicata dalla mia allenatrice, lei spruzza il ghiaccio secco da una distanza, tanto così.
praticamente appiccicata la pelle. Quando me l'ha spruzzato io mi ricordo di dire brucia. E lei mi fa, eh sì, ci sta che bruci perché ti sei fatta male. Non sapevo che in realtà il ghiaccio secco mi stesse mangiando la pelle e mi ha creato un cratere sul ginocchio. Ho dovuto medicarlo col cicatrene, il burro di karité, insomma tutte creme volte a riparare la pelle, ma questa cicatrice è rimasta. Adesso con gli anni, col tempo, con comunque l'abbronzatura eccetera, sta andando via, però mi porto dietro questo grandissimo bel ricordo della mia allenatrice Enza e della sua incapacità nello spruzzarmi il ghiaccio secco. Grazie Enza! Un'altra cosa che non sapete di me è che ho fatto il conservatorio. Sono entrata al conservatorio con strumento il violino. Ho fatto circa 2-3 anni, ma lo odiavo. Odiavo il professore che mi avevano assegnato, odiavo tutto. E non ero poi così brava, assolutamente. Una cosa invece a cui mi sono appassionata è stato il pianoforte, perché quando fai violino, comunque qualsiasi altro strumento, ti mettono pianoforte come complementare per migliorare l'intonazione e non so che altro, insomma. E dopo un po' ho capito che io preferivo andare a lezioni di pianoforte ed ero molto più brava a pianoforte piuttosto che a violino. Questa mia passione è rimasta, io ho un pianoforte a casa e ogni tanto mi cimento, anche se in questo momento dovrebbe essere riaccordato, però è un bel ricordo del mio passato che mi porto dietro. Una cosa che non sapete è che io sono una fanatica di Dragon Ball, talmente fanatica sin da piccola che io come regalo di compleanno di Natale volevo Goku gigante. Goku gigante era una statuina di Goku alta così, tipo 50 cm, che stava ferma forse, non faceva niente, perché comunque avevo 6-7 anni ai miei tempi, erano statiche, mentre adesso si muovono persino. Comunque io volevo talmente tanto questa bambola, però i miei non me l'hanno mai regalata e quello che ho fatto è stato un giorno di andare nel portafoglio di mio papà, prendere queste 50.000 lire, non so quanto costasse, andare poi dai miei genitori e dirgli guardate, ho trovato 50.000 lire sotto la libreria. I miei ovviamente hanno detto ma come, cioè com'è possibile che sono state trovate sotto la libreria? Le avrà perse la donna delle pulizie, perché sono ricominciato a fare congetture e gli ho detto e no cazzo, la donna delle pulizie, chi ci aveva pensato? Allora ho cominciato a dire, no ma, no, io li ho trovati, sono miei, adesso posso comprare Goku. Diciamo che poi mio papà è andato a vedere il portafoglio, ha visto che gli mancavano 50.000 lire, ha fatto uno più uno e mi hanno fatto confessare tra le lacrime, la disperazione, che avevo rubato questi soldi dal portafoglio di mio papà. Piccola cleptomane. Oltre al danno e la beffa, non mi hanno mai comprato Goku gigante. Ridatemi Goku gigante, lo voglio. Il mio fiore preferito è la violetta di campo, perché era il fiore preferito di mia nonna. Io sono cresciuta in campagna dai miei nonni e questo fiore è diventato un po' il simbolo della nostra unione e mi ricorda tanto lei. Quindi ogni volta che vedo una violetta mi fermo a guardarla, ad osservarla e mi ritorna in mente mia nonna. E quindi è un fiore a cui sono davvero molto legata emotivamente. Un'altra cosa è che quando ero qui a Padova a fare le elementari ho partecipato insieme alla mia classe ad una specie di concorso di improvvisazione teatrale. Eravamo tante diverse terze di ogni istituto qui a Padova e zona limitrofe penso a partecipare a questo contest in un teatro e il tema principale era l'improvvisazione teatrale. Praticamente noi non avevamo un copione, dovevamo fare gli attori a braccio e c'erano diverse prove da sostenere, tra le quali una chiamata oggetto emozione. Questa era sostenuta da un ragazzo del gruppo e avevano scelto me. Praticamente io andavo in mezzo al palco da sola e la giuria mi diceva un oggetto e un'emozione e io lì dal nulla dovevo inventarmi una scenetta. Ad esempio mi dicevano il telefono arrabbiato e allora tipo io potevo fare vuoi rispondere a questo telefono? Perché non rispondi? Uffa, mi fai suonare ogni volta, io non ce la faccio più. Drin, drin. Ecco, questa è e mi ricordo che quell'anno abbiamo persino vinto. Ultima cosa che probabilmente non sapete di me è che io odio il mio naso. Non sono mai stata felice del mio naso, soprattutto se visto di profilo. Lo vedo con la gobba, lo vedo all'ingiù. Io odio ogni foto
di cui mi si vede il profilo. Ho studiato le mie angolazioni per riuscire a mettermi di tre quarti senza che mi si veda il naso di profilo, però lo vivo davvero male. È bruttissima la sensazione quando guardi una foto e la prima cosa che noti è il naso, nonostante ci siano tantissime cose belle di te in quella foto, comunque della foto in generale, e mi piacerebbe operarmi. Ho un po' di timore a dirlo perché ho paura un po' del vostro giudizio, ma io sono sempre stata pro amarsi, accettarsi, rendersi migliore, prendere i propri difetti e amarli lo stesso. Il fatto è che con il naso io la vedo in un modo un po' diverso, perché comunque puoi sempre migliorarti, puoi sempre dimagrire, aumentare di peso, prendere muscoli, diventare più veloce, puoi sempre farlo, perché comunque dipende da te. Mentre il naso, purtroppo, è una cosa che sta lì, cioè non è che puoi dire ah, fai questi esercizi per il naso e ti va via la gobba, cioè ce l'hai, ti rimane. Ed è indipendente da quello che fai e nonostante io possa accettarlo, ovvio, non è che mi guardo allo specchio e dico oddio che schifo, non ti guardare. Mi piaccio, perché comunque mi piaccio, però vivo comunque questo disagio. Io ad esempio, se vedo che una persona mi sta guardando di profilo, mi giro e la guardo in faccia, perché non mi piace che mi venga notato. Quindi penso che essendo un attributo di me che non posso modificare e che posso solo far modificare, penso che in un futuro, se mai me la sentirò, se mi sentirò nella situazione adatta o se ne avrò voglia, un'operazione al naso potrei anche prenderla in considerazione. Vorrei sapere cosa ne pensate al riguardo, spero che non mi giudicherete negativamente per questo mio pensiero e basta. Quindi spero di avervi fatto un po' ridere, un po' divertire, un po' entrare di più nella mia personalità, in quello che sono stata, in quello che sono, in quello che ho fatto. E spero che questo video vi sia piaciuto. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio forte, ciao ciao! Muah!